Perché hai ucciso mio figlio? Te lo chiederò di nuovo. Perché hai ucciso mio figlio? Perché tu hai ucciso mia madre. Ah. Allora è stata vendetta. Capisco. Non solo. Eh? È per la libertà. Libertà? Sembra che tu abbia tutta la libertà che vuoi. La libertà di uccidere il mio erede. Non parlo della mia libertà. Parlo di quella dell'umanità. Umanità. E cosa dovrebbe farsene l'umanità della libertà? Quando sono arrivato io l'avevano. E cosa credi che ne abbiano fatto? Combattuto. Ucciso. Sofferto la fame. Io ho portato prosperità. Organizzazione. Tu cosa hai portato? Oltre alla violenza. Le guerre. La morte. Coraggio, Dante. Devi farlo incazzare. Sai cosa, Mundus? Hai ragione. Non era per l'umanità, era... era per vendetta. Devo dirtelo. Uccidere tuo figlio così. Guardarlo esplodere in piccoli pezzi. Sentirti gridare come una delle tue puttane demoniache. Non apprezzo. Ah! Attiviamo questo affare. Lascia stare mio fratello! Tutto ok, Dante? Ce n'hai messa di tempo. Prego, eh?
ucciderlo. La porta infernale è chiusa. Voi morirete. Mai! Qualche idea? Vedi il suo occhio? Sì! Il suo bambino aveva qualcosa di simile. Iniziamo da lì. Dobbiamo farglielo aprire. Io sono Mundus. Sei uno stronzo! Tienilo impegnato! Io cerco di esporre l'occhio! Non attaccarlo! Rimani vivo finché non espongo il suo occhio! Bel salvataggio. Guarda, si sta indebolendo. Dante, vedi quello? Sì, lo vedo. È ancora lì dentro. In qualche modo, dobbiamo entrare e ucciderlo. Coraggio, andiamo. Perché il suo corpo era lì dentro? Mundus è unito al suo corpo fisico. Ecco perché lo sta proteggendo. Allora, se uccidiamo il suo corpo... Uccidiamo Mundus. Thank you.
Ce l'abbiamo fatta.
Io ce l'ho fatta.